stavate riaprendo da soli, stavate facendo tutto voi oggi? Sì, purtroppo piccole sbavature che a volte possono costare la partita, però alla fine penso che l'abbiamo meritata, perché avevo timore, lo sai, quando si riprendono i ritmi della partita dopo aver fatto dei mezzi lavori, avevo paura che la squadra accusasse, invece sono più che contento, perché sul piano fisico, sul piano della corsa, anche sull'intelligenza tattica e l'interpretazione della partita, perché diciamo, conoscendo l'avversario, diciamo, l'abbiamo imbrigliato, non gli abbiamo tolto le fonti di gioco con grande corsa e grande voglia. Quindi un plauso alla squadra, perché ha interpretato durante la partita come stare in campo, giocare a calcio, ripartire, e quindi non era facile, perché parliamo di un Camaro che da tanto tempo non subiva sconfitta, una buona squadra. Quindi questo, diciamo, può, ci dà la possibilità di lavorare ancora meglio per il prossimo campionato. Continua la nostra imbattibilità e questo ci può fare solo piacere. Dobbiamo sempre eliminare quelli piccoli cali di tensione, perché sono cali di tensione. Quando tu abbassi la guardia, oggi il calcio ti impone 95 minuti di concentrazione, basta un attimo che puoi riaprire la partita. Però diciamo un pochettino, la gustiamo, perché è una vittoria importante. Nicolò si è toccato 5 palloni, uno l'ha messo in porta, era il giocatore che lei aveva detto senza mezzi termini che era il giocatore importante per questa Scordia. È un giocatore importante, non ti dico che alla vigilia avrei schierato tutti i 4 attaccanti, perché è un mio credo, infatti i ragazzi sanno della stima e della considerazione. Ti ho detto prima, mancavano 3 calciatori importanti, però ti ho detto chi non gioca, chi sostituirà farà la loro parte, e quindi questo ti comincia a diventare forza di squadra, che al momento in cui mancano alcuni giocatori gli altri riescono a interpretare e sopperire anche alle carenze tecniche o alle qualità di altri giocatori. Oggi abbiamo messo il cuore oltre l'ostacolo e quindi ci premia e ci dà la possibilità di lavorare e programmare la prossima settimana. Grazie mister. A voi. Allora, Salvo Nicolosi, abbiamo detto col mister, hai toccato 4 palloni, uno l'hai messo in porta, scalpitavi perché il pubblico ti voleva vedere e finalmente ti ha visto, diciamo, una bella partita da incorniciare, anche se è durata meno di 20 minuti. Sì, sì, non vedevo l'ora di entrare, di poter dare un contributo alla squadra. Finalmente è arrivato, anche complice la sosta, quindi è passato tanto tempo prima di poter entrare a far parte, diciamo, della squadra. E niente, sono contento, ora subito pensiamo a domenica, che c'è una gara importantissima, e ci concentriamo quindi già subito da martedì per fare un'altra grande partita come oggi. Ci descrivi il gol, anche perché poi lo vedremo tante volte sui nostri social. Te la sei portata sul sinistro, poi sul destro? Sì, poi ho cercato di piazzarla, cercando di trovare la miglior soluzione per far gol. Tu vieni da Biancavilla, posso chiederti se ti trovi bene a Scordia, se sei contento di questo ambiente? Tu lo so che cosa mi rispondi, perché viviamo insieme tutti i giorni. Sì, sì, sono contentissimo della scelta che ho fatto e mi trovo benissimo, persone veramente che da ammirare, veramente un gruppo fantastico e una grande famiglia veramente. Bene, il pubblico già ha capito chi è Salvo Nicolosi. Spero di dare sempre il mio contributo, sempre al meglio. Grazie Salvo. Volevo fare un'intervista al nostro bomber. Okay, ovviamente lui la dedica del gol a fare la sua famiglia, però siccome in settimana noi viaggiamo spesso insieme, io avevo detto che avrebbe fatto almeno 2 gol. Ne poteva fare 3 oggi, ne ha fatto 1, ma la cosa che gli ho ricordato è questa. Io non gli voglio ricordare l'età, ma come lui è saltato sul gol, onestamente non ce ne sono in Italia. Quindi a parte che è un grande amico mio, gli volevo fare i complimenti per questo gol di oggi, che solo io la potevo prendere. La domanda è: quanti gol pensi di fare di questa fattura? Dai, no, abbiamo bisogno. Già diciamo che l'anno è iniziato bene. Abbiamo dimenticato il 2017 e abbiamo iniziato nel miglior modo possibile. Nassi, ultimo gol a Giarre di testa, a Scordia di testa. Il primo, speriamo, di una lunga serie. Senz'altro di una lunga serie. Lorenzo, allora, però concedimi un attimo 2 parole, perché Daniele è più di un amico. Ormai abbiamo un rapporto che è spettacolare. Siamo sempre insieme, quindi io lo ringrazio e sono veramente felice di aver trovato una persona del genere a Scordia. Grazie a tutti. Ciao, ciao.